oggi registrare un altro vlog per vostra felicità perché so che il primo comunque era piaciuto e oggi, dovendo fare diverse cose, ho deciso di portarvi con voi. Oggi sono un po' in coma perché stamattina mi sono svegliata molto presto, erano le 6, in quanto Pietro va via da un orario che va dalle 4 alle 6, a seconda di che giorno è della settimana, di solito il sabato va via alle 6. E mi sono svegliata con lui perché boh, si vede che avevo il sonno leggero, quindi mi sono svegliata, sono stata un po' con lui, cosa ovviamente che capita tutte le volte, devo dire che mi sveglio. Sono stata un po' con lui insieme, sono tornata a letto, ma non sono riuscita più ad addormentarmi anche perché pensavo a un sacco di cose. Oltretutto, arrivo da una settimana molto molto stancante, come al solito, nel senso che voi sapete, ve l'ho già detto in altri video, a lavoro devo, diciamo, faccio il mio più sostituisco una signora che è andata in pensione, di conseguenza ci sono le settimane che faccio un po' il boomerang da una parte all'altra, c'è veramente tantissimo da fare e quindi poi arrivo la sera che sono esausta. Poi oltretutto ieri sera siamo andati a vedere i lavori, come stanno andando, perché ovviamente ci sono stati altri piccoli problemi e quindi volevo vedere un po' come stava andando. Diciamo che ora che si stanno formando i muri mi piace veramente tantissimo la casa e ci saranno alcune parti che voglio assolutamente farvi vedere perché sono fighissime, almeno secondo il mio gusto personale. E quindi ieri poi, sia per fortuna che c'è sempre la mamma di Pietro, che quando arriviamo così esausti la sera, le scriviamo sempre se possiamo passare da lei a salutarli, ovviamente anche a cena, almeno anch'io, cioè finisco di lavorare, anche ieri è finito alle 8, siamo andati a vedere la casa, quindi era comunque già tardi, quando siamo arrivati da lei ero già pronto, quindi è stracomodo questa cosa, infatti non finirò mai di ringraziarla. Oggi, per fortuna, tra le altre cose c'è il sole, poi ieri facevo un caldo. Oggi ho il corso di Ionica, di semipermanente, e se no ci sono 4 iscritte e spero, infatti non vedo l'ora di incontrarvi, sono anche molto molto contenta. Mi piacerebbe, come al solito, avere più date da potervi proporre, perché so che comunque le richieste sono tantissime, solamente che purtroppo ormai da gennaio a questa parte sto lavorando anche il sabato mattina e quindi è difficile riuscire a unire tutto, anche perché, come vi dicevo, avendo tante cose a lavoro, il sabato lo tengo come smistare le cose avanzate, perché onestamente non mi piace riniziare il lunedì la settimana avendo già la scrivania strapiena dalla settimana prima, quindi il sabato lo sto usando per smaltire il tutto. Poi devo sistemare casa, ci sono tantissime cose. E finalmente fra circa una settimana potrò dirvi cosa ho fatto in questi 2 mesi, che è un progetto molto molto importante, spero che comunque piaccia anche a voi perché ci ho messo veramente l'anima. Ci ho messo talmente tanto l'anima che adesso sono talmente tanto stanca anche con quello che infatti ho deciso che comunque per giugno, luglio, agosto mi rilasso un pochettino e poi anche la registrazione di video veri e propri penso che riprenderà tra un po', nel senso che i video li vedrete lo stesso. Però non so di che tipo, non so quali, anche perché ho tanti video da voler registrare, salvati anche nel telefono, composto le idee, perché quando mi vengono le idee le scrivo sempre. Il problema qual è? È che non avendo tempo rimangono lì, voi lo sapete, ormai non ci sono più scuse, perché sennò sembra una lamentela unica. So che comunque ci sono più visualizzazioni, quindi c'è molta più voglia quando faccio comunque video di ricostruzione. Se comunque il mio canale, cioè anche io sto cambiando, sto crescendo e gestire tante cose importanti permettono di avere meno tempo per quelle, diciamo, meno importanti. Quindi non so come si evolverà il canale, non so quanti video vedrete, non so di che tipo, spero solo che comunque le persone che hanno voglia di seguirmi vadano lo stesso avanti. Oddio, è uscita una cosa sullo schermo, niente, vadano lo stesso avanti a seguirmi. Io spero di aver fatto un ragionamento logico perché essendo ancora un po' in coma, sto parlando un po' a macchinetta, cosa che di solito non capita, però comunque spero che capiate tutto il discorso. Ecco, dopo questo intro molto lungo, adesso mi alzo, mi lavo e faccio colazione. Poi devo preparare tutto, tra le altre cose ho dimenticato anche a casa di mia mamma, perché da loro tengo praticamente tutto, la valigia con le cose. Quindi devo prendere la macchina, passare dalla mamma, prendere la valigia e andare. Quindi comunque mi devo assolutamente alzare, se no arrivo in ritardo, perché il corso inizia alle 10 e dura più o meno fino alle 2, più la mezz'ora di pausa, quindi 2 e mezza. Poi
poi alle 3 volevo tornare a casa a registrare dei video, perché poi alle 4 viene l'ingegnere perché ho delle perdite nel box dove siamo adesso, quindi viene la zia di Pietro che è la proprietaria di casa, più io che dobbiamo appunto vedere anche queste perdite del box per sistemarlo, perché hanno fatto dei lavori l'anno scorso per sistemare il tetto e hanno fatti col culo, scusate il termine mareale, quindi ha piovuto dentro e quindi ci sono state delle infiltrazioni e quindi ovviamente dopo un anno devono comunque risolvere perché hanno interrotto i lavori e quindi dato che ci vivo io e so gli stadi devo comunque far vedere il tutto. Oggi penso che non faremo molto tipo stasera perché saremo già stanchi, già lo so, e quindi andremo semplicemente dalla mamma di Pietro a mangiare con gli altri, ma nulla, nulla, nulla di che, però vabbè, volevo lo stesso portarvi in questa giornata, fatemi sapere se poi per caso è una giornata per voi noiosa, cercherò di registrarli, visto che adesso ci sarà modo di registrare dei vlog un po' più attivi, diciamo. Vabbè, mi alzo, bando alle ciance. Ok, sono appena uscita dal bagno, mi sono vestita, ho messo sulla crema e adesso facciamo colazione. Stamattina ho voglia di banana perché vivo con le banane e poi volevo farvi vedere questo che si chiama crunch avena con, no, con avena e cacao bio che è stra stra buono, l'ho preso su Sorgente Natura e mi piace tantissimo, tant'è che volevo sinceramente registrarvi un video dove vi facevo vedere i miei acquisti su Sorgente Natura, che è un sito tipo Natura Sì, dove costa leggermente meno, ha un sacco di cose strabelle e tra altre cose ti arriva anche a casa senza grossi problemi. Tra le altre cose io il video l'avevo già registrato ma l'avevo perso poi, cioè non l'ho più mai più trovato sul computer, si vede che erroneamente non si era salvata, mi ero dimenticata di salvare, non so cosa ho combinato e quindi volevo sinceramente riregistrarvelo perché sapete che a me piace un sacco provare cibi alternativi agli standard e ai soliti giusto per cambiare un po' e quindi diciamo che su quel sito lì trovo veramente un sacco di cose strane, particolari. Poi io sono golosa, quindi mi piace tanto il cioccolato e quindi tutti questi prodotti sono veramente valide alternative. Adesso ho fatto una specie di, vedete, di diciamo, oddio, ho cominciato già a perdere pezzi di boh, cereali con la banana e poi devo scappare perché sinceramente sono le 9 meno un quarto e ci ho messo un po' perché ho fatto le cose lì con calma, poi ho sistemato un po' il bagno di Pietro perché adesso con tutto l'amore di questa terra Pietro è bravo, però col fatto che fa degli orari folli non è che si mette in ordine, tiene abbastanza in ordine ma non tantissimo come tanti uomini e quindi diciamo che il sabato mattina prima di andare a lavoro è l'unico momento che sono abbastanza tranquilla rispetto alla settimana, che comunque hai 8 ore di lavoro davanti quando va bene. Invece il sabato comunque ne ho meno perché è solo di solito la mattina, quindi ho sistemato un po'. Poi pomeriggio quando torno darò un'altra sistemata comunque alla casa. No, come vedete non sono straordinata, però vabbè, l'importante è che sia comunque pulito. Poi vabbè, l'ordine vabbè, ci potrebbe anche stare, però l'importante è che sia pulito. Ora faccio colazione di fretta. Eccomi, ho recuperato tutto e ora sono in macchina. Scusate, ma non sapevo dove mettere il telefono perché ho lasciato a casa quello appunto per la macchina dove tengo il telefono. E niente, adesso sono le 9:30 e mi dirigo in quel di Cinisello, che è questo paese dove facciamo appunto i corsi Ionica, che è questo albergo che ormai sono 5 anni che siamo lì. E niente, cioè praticamente noi abbelliamo la stanza appunto per i corsi. E niente, tanti ragazzi mi chiedono sempre di Ionica. Ionica ha diverse comunque sedi in tutta Italia e ci sono comunque diverse insegnanti. State tranquille, nel senso che se io conosco molto bene Francesca e che mi sostituisce anche tante volte a Milano e visto che diciamo ho scelto praticamente tra virgolette lei per sostituirmi, validissima, quindi anche con lei vi troverete secondo il mio punto di vista benissimo. Poi ovviamente ogni corso è a pelle anche degli insegnanti, quindi come vi può stare simpatica, vi può stare antipatica, ovviamente a vostra scelta personale. Diciamo che sono un po' cotta, sono cotta nel senso che ho già fatto 20 milioni di cose oggi. Tra le altre cose, domani, Shura, ciao Nina. Tra le altre cose, domani avevamo in mente di fare qualcosa, nel senso che i genitori di Pietro con degli amici loro, più la sorella, altre persone, volevano andare a fare un giro in Liguria perché c'è questa festa Recco. Onestamente è un po' sbatta, soprattutto se c'è il sole, ecco, è già caduto il telefono, vedete? Soprattutto se c'è il sole,
ci sarà un casino incredibile, quindi non so neanche io cosa fare, cosa vuole fare Pietro. Mi piacerebbe anche andare ancora al parco, perché la settimana scorsa siamo andati al parco che si chiama Parco Nord, dove abitiamo noi, ed è bellissimo sto parco perché a parte che è enorme, quindi anche se c'era tantissima gente, essendo così grande, non ci facevi molto caso, nel senso che ci sono gli attrezzi, cioè è una cosa molto molto carina, perché comunque vabbè, voi sapete che io faccio pole dance da un anno e non ho mai smesso. L'unica cosa che ho alternato sono non ho fatto più la bikini body guide perché non avevo assolutamente voglia e diciamo che ogni tanto vado in palestra, alterno gli esercizi, diciamo alterno una serie di cose appunto per rimanere attiva, che lo sport comunque fa star bene, o cammino sotto a pirulano, insomma. Quindi anche domenica scorsa ho fatto un paio di esercizi, ovviamente nel limite che posso, perché io devo praticamente per pole dance servirebbero molto le trazioni, quindi la sbarra, però è veramente faticoso, quindi ne ho fatti un paio, poi mi sono messa sull'erba a cazzeggiare, ho fatto un po' di capriole, ho fatto un po' la babbazza praticamente. Tanto Pietro, appena siamo arrivati al parco, siamo andati in moto, così così, abbiamo fatto anche un giro. Appena siamo arrivati al parco, che eravamo con la sorella di Pietro e il mio migliore amico, lui si è messo lì sul telo, si è messo a dormire, si è addormentato in tempo zero, perché voi dovete sapere una cosa di Pietro, col fatto che comunque lui in settimana lavora dalle 4 della mattina alle 7 della sera, a parte che poi ovviamente arriva a casa, cena al volo e poi va a dormire. Ogni tanto, se non è stanco, si sveglia un po' di più, se no comunque crolla. Lui ha la facoltà di addormentarsi ovunque, giustamente perché poi con la stanchezza che ha, quindi qualsiasi cosa si faccia, dove poi implica comunque, che ne so, un parco dove si può dormire o un divano, lui è felicissimo perché almeno si mette lì, dorme anche, non so, 20 minuti, si riprende, poi chiacchiera, fa, disfa, poi si riaddormenta un quarto d'ora, poi si. Cioè lui fa tutte queste cose, vabbè. Io diciamo che sapendo quanto è stanco, cerco sempre di non organizzare cose troppo stancanti, a parte ogni tanto, perché bisogna anche vivere ogni tanto. Quindi cerco di non organizzargli cose troppo stancanti nel lecito del possibile, perché so che comunque ha bisogno di dormire, di riposare. Infatti anche la domenica io mi metto la sveglia, mi sveglio prima, tanto lui oltretutto la cosa bella è che non sente per nulla i rumori, almeno quando ce n'è bisogno li sente sì, perché quando suona l'allarme del piazzale, ovvero dove hanno l'azienda, si sveglia sempre, qualsiasi orario sia. Però se tipo lui sta dormendo e non ce n'è bisogno, cioè io posso anche per dire alzarmi, accendere la televisione alla manetta, che lui non si sveglia per niente. Quindi la domenica io metto la sveglia, mi sveglio io, mi alzo, gli chiudo la porta e vado e faccio le faccende di casa, le mie cose, mentre lui comunque continua a dormire. Diciamo che da quando sto insieme a lui la vita è cambiata, anche perché il fatto che comunque lui lavora anche il sabato, sempre. Il venerdì sera io ho un tempo prima di stare con lui, il venerdì sera di solito si usciva, quindi ero abituata a uscire il venerdì, il sabato e tante volte anche la domenica sera. Da quando sono insieme a lui è cambiato tutto, perché il venerdì sì, si può uscire ogni tanto, però non sempre, perché comunque il sabato lui lavora, adesso lavoro anch'io. Oppure la domenica non si può tornare a casa troppo tardi perché comunque lui alle 4 si alza, quindi se vai da qualche parte, anche per dire, anche quando andiamo in montagna o quando andiamo al mare nei weekend, noi comunque la domenica a mezzogiorno rientriamo per questo motivo, perché così almeno lui poi si riposa e alle 4 lavora. Lui praticamente ha una ditta di trasporti, quindi comunque fa l'autista e quindi sapete, cioè lo sapete, chi lo sa o chi non lo sa, chi ha parenti o familiari autisti, che comunque è un lavoro pesante, cioè hai molto sacrificio dietro e quindi cerchiamo sempre, soprattutto io, di organizzare tutte le cose che comunque possono non creargli troppa stanchezza o comunque fare tardi, sì, ogni tanto, ma non tantissimo, tant'è che noi il venerdì non usciamo praticamente quasi mai. Poi da quando ho iniziato comunque anch'io a lavorare, da quando ho iniziato anch'io a fare gli orari un po' folli, tornando comunque il venerdì a casa alle 8, sinceramente di uscire la sera non ho proprio voglia, cioè proprio bisogno e voglia di stare solo sul divano, sul letto a cazzeggiare, cioè a riposarti un po'.
Beh, questa è la mia vita noiosissima, che poi nella realtà dico noiosa perché rispetto a tante altre persone molto più attive fanno tantissime cose, però noi siamo contenti così, felici così assolutamente, non rimpiango niente, anche perché quando voglio di fare qualcosa ci organizziamo e la facciamo. Quindi io sono molto felice della vita che ho, anche perché diciamo che l'ho scelta io. L'unico rimpianto, tra virgolette, che io ho è che avendo comunque due lavori, ho fiatone ultimamente. Avendo comunque due lavori è molto stancante e faticoso, tant'è che comunque vorrei cercare di riequilibrare la situazione per avere un po' più di momenti di riposo, di relax, perché avere una vita così piena, lavorare sempre, il venerdì, poi lavorare nel weekend, comunque è veramente pesante. E secondo il mio punto di vista ti perdi tutto quello che è la vita intorno a te. Quindi comunque ho anche pensato e deciso di, cioè di ridurre un po', nel senso sì, ok, lavorare va bene, però fare anche qualche ora in meno, riposare, dedicarmi alle mie passioni. Intanto il video si è mosso. Vabbè, dopo questa compagnia che mi avete fatto, queste mille chiacchiere, lascio mollo qua un attimo, perché ovviamente sono entrata anche in una strada dove ci sono molte buche, quindi si muove il telefono. Ciao, sto facendo la pausa del corso e c'è una giornata bellissima, infatti vedete il cielo, e quindi ho deciso di fare un attimino due passi, visto che ho già mangiato, c'è un venticello tranquillo. Il corso comunque sta andando molto bene, poi le ragazze già conoscono il semipermanente, quindi diventa anche molto più veloce la spiegazione di tutto. Non registro durante il corso stesso perché, vabbè, a parte che sono concentrata, mi passa il tempo e non me ne accorgo, e poi non so se comunque loro vorrebbero, e quindi ho deciso di fare quattro passi e iniziare il vlog. Dio, che c'è una giornata bellissima. Cioè, con questa giornata avrei voglia di svegliarmi, andare al mare, andare in moto, avrei voglia di fare queste cose qua. E tanto fra un po' ho finito e devo andare a casa a svolgere tutti i compiti. Ho un'allergia a mille, tant'è che a volte faccio anche fatica, mi blocco. Proprio faccio fatica un attimino, quei 2 secondi a respirare, dovuto da sta cavolo di allergia che negli ultimi anni mi è venuta, che prima non avevo. Pensate voi che mi è venuta 5 anni fa l'allergia, e adesso è alle gramminacee e a settembre all'ambrosia, che quella è ancora peggiore. Ok, oddio, adesso c'è troppo sole, però torno indietro. E niente, vi tenete compagnia, spero che comunque io vi stia tenendo come al solito compagnia. E vabbè, basta, adesso finisco 4 passi, è finita la pausa, rinizio, le raccolgo tutte, che sono tutte dislocate con i mariti perché vengono da lontano e quindi si sono fatte accompagnare appunto dai mariti stessi. Come state passando voi la giornata? Boh, chissà come la starete passando, cosa starete facendo. Vabbè, ci vediamo dopo. Ci sono un sacco di api, però non me ne ero neanche accorta. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao a tutte, sono tornata a casa, corso finito, è andato molto bene, mi sono cambiata perché stavo morendo di caldo e adesso, prima dell'appuntamento che ho appunto per vedere il box, volevo registrarvi un paio di video e dato che tantissime di voi mi chiedono la postazione quando registro, vedete le luci, la videocamera, insomma, questo è quello che faccio io, anzi vi farò vedere un pezzettino lo stesso per vedere come mi posiziono e niente, adesso appunto registro questi video, sono un po' sfatta, scusate, avrei bisogno anche di una mega doccia perché mi sono solo sciacquata e registro appunto questi video che almeno oggi ho 5 minuti perché c'è quelli, aspettate che vi faccio vedere dietro di me, vedete lì? Sono tutti i sacchetti di roba che mi è arrivata, che devo ancora spacchettare e fare il video insieme. Ora mi posiziono in postazione perché sennò, guardate che il tapirulan è sempre in mezzo alle balle, e inizio comunque a registrare. Eccomi tornata. Allora, anche se non avete visto, vi racconto un po', poi minimo non vi interessa, ma ve lo racconto lo stesso. È venuto l'ingegnere, boh, vabbè, il tizio per il box a posto, abbiamo ancora l'infiltrazione perché hanno fatto veramente male i lavori e sono riuscita a registrare tutti i video, anche il video dei nuovi prodotti. Vi volevo far vedere la mia scrivania ora come conciata, che devo registrare l'ultimo pezzo quando si avvicina la videocamera al prodotto stesso, così vedete anche bene i colori, visto che ci sono anche semipermanenti. Dopodiché mi farò una doccia e andiamo dai genitori di Pietro. Pensavo di concludere qua questo video perché dopo non tirerò fuori la videocamera, anche perché non sono compreso Pietro, non sono persone che
vogliono molto apparire in foto, video, quindi per rispetto non tiro fuori assolutamente la videocamera. E grazie mille di avermi fatto compagnia nel momento in cui sto registrando il video o quando comunque lo state guardando. Come al solito mi fa piacere se questa cosa vi piace perché mi diverte ogni tanto farla. E al prossimo, un grosso bacio. Ciao!